Gemma e Giorgio torneranno insieme? Tina Cipollari perché la detesta? Parla Maria De Filippi. Gemma Galgani, Giorgio Manetti, Tina Cipollari, un triangolo su cui la conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, non può esimersi da alcune considerazioni. Gemma e Giorgio di nuovo insieme? L'opinione di Maria De Filippi. La presentatrice di Canale 5, intervistata dal settimanale Chi, dice la sua sulla, ex, coppia Giorgio-Gemma, di nuovo insieme? Penso proprio di no. Gemma fa grandi tentativi, ma Giorgio mi sembra irremovibile. E poi, io penso che lei creda in quello che fa e abbia vissuto la storia nel modo in cui la racconta e Giorgio non ha mai sminuito quello che c'è stato fra di loro. Rivalità tra Tina e Gemma, ecco cosa dice Maria De Filippi. Tina rivela la De Filippi detesta Gemma perché è la donna che non sarebbe mai. Io credo che siano vere, ho gli stessi strumenti che avete voi per giudicarle. Ma il pubblico ci crede e ho imparato che il pubblico non sbaglia. Già in passato Maria si era espressa sulle due. Su Gemma disse, è un fenomeno vero. Io sono una persona che delega quasi tutto, tranne c'è posta per te, e se c'è una cosa che chi lavora con me ha imparato a fare è andare dietro a ciò che fanno i protagonisti. E con Gemma è successo proprio questo, siamo andati dietro lei, facendole fare quello che voleva. Con Gemma succede quello che succedeva con Shane da Un matrimonio di Davide Mengacci, ognuno dà a quello che vede una interpretazione dettata dal proprio contesto sociale. E su Tina aggiunse, Gemma non la può vedere sul serio. Sono costretta a tagliare pezzi di trasmissione di un quarto d'ora o 20 minuti perché il loro astio arriva a livelli intrasmettibili. Gemma Galgani prima di approdare in TV a Uomini e Donne cosa faceva? Gemma ha lavorato alla cassa alla direzione di un teatro, l'Alfieri, poi ha collaborato nei media, è tornata a teatro. Ha cambiato più volte città ed è finita in uno studio TV a sedurre potenziali fidanzati.